Siamo ad ottobre. Secondo voi è tempo di calendari dell'avvento? Secondo me sì. È arrivato il momento di scartare, di aprire insieme il calendario dell'avvento di Sephora. Allora, è vero, è prestissimo per i calendari dell'avvento. Avrei dovuto aspettare, non lo so, avrei dovuto aspettare dicembre, non ce la faccio, non ce la faccio perché non riesco a guardarlo lì e non aprirlo. Ho sbirciato soltanto il foglietto che c'è all'interno, nella parte retrostante del calendario. Ho visto un po' così vagamente quali sono i prodotti e la mia faccia è stata questa qui. Che dite, lo apriamo? Andiamo ad aprire tutto? Non ci pensiamo due volte? Allora, io devo dirvi la verità, ho letto qualche polemica, ma non per i prodotti, per come sono arrivati alcuni prodotti. Io ho paura, perché ho paura che qualche prodotto si sia rotto, però, perché comunque vedo che ballano. Però andiamoli a vedere, andiamoli ad aprire casella per casella. A parte, insomma, lo trovo bellissimo il calendario, questo color ottanio con questo oro che sposa benissimo. I prodotti sono all'interno 120, 125, sono 25 caselle, quindi abbiamo 25 sorpresine da scartare. L'ho pagato 109 euro, mi è arrivato in realtà subitissimo, dopo 2 giorni. Io pensavo che mi dovesse arrivare chissà dopo quanto tempo. Invece no, e andiamo a vedere. Andiamo ad aprire la casella numero 1, che la vedo qui in basso. È lei. Allora, nella casella numero 1, che cosa c'è? C'è un siero di Sephora, del marchio Sephora. Wow, in vetro tra l'altro la bottiglia, ed è un siero Serum Eclat Ultra Glow Serum, quindi 91% di ingredienti di origine naturale. Questa cosa ci fa piacere. Il siero è questo. In realtà sto terminando i miei sieri, quindi è un prodotto che mi serviva, perché ho molti sieri in versione mini size, di quelli che ho trovato all'interno delle beauty box. Quindi sono contenta, era un prodotto che mi serviva, quindi il siero di Sephora ci piace. Andiamo a vedere la casella numero 2 che vedo qui in alto. Vedete? Ce la fate a capire che cos'è? Parliamo di Natasha Denona, non ho nessun prodotto di Natasha Denona. Come sapete, ho nella mia wishlist un sacco di palette, un sacco di cose che vorrei provare di Natasha Denona. Questo è uno dei prodotti che ho sentito dire sia arrivato rovinato. Andiamolo a vedere. Mi è arrivato rovinato. Ci speravo. Ho visto alcune ragazze che hanno pubblicato qualcosa. Non ve lo posso far vedere. È un illuminante. È il Super Glow Extreme Shine Crystal Highlighting Powder. E la colorazione Light Medium, la colorazione 2. Mi dispiace un sacco. Questa cosa mi fa un po' incazzare perché non sono l'unica ad averla ricevuta così, quindi ci sarà un motivo e questa cosa mi fa imbestialire. Però andiamola a vedere. Ci speravo tanto. Vediamo. È un bel illuminante, però è un bell'oro, forse non si vede. Allora, io non ho. Che nervi, vi giuro. Sì, un doratino beigiolino champagnino. Molto leggera la polvere, non è troppo sparaflescioso. Discreto, però si vede bellissimo. Io farei volentieri un reclamo, però significa poi mandare il pacco indietro e questa cosa non la farei mai. Cioè, o meglio, per un prodotto no, se trovassi 2 o 3 prodotti rovinati lo farei pure. Magari lo vado a ricompattare, anche se comunque una contestazione la farei, cioè anche ai contatti di Sephora manderei una contestazione. Andiamo a vedere la casella numero 3 ed è lei. Vediamo che cosa contiene. Eccola. Allora, è uno shampoo solido del Respire, è un prodotto francese e non ho mai provato shampoo solidi. La prima volta che provo shampoo solidi, non ho mai provati. Sa di fresco, sa di bagno, di sali da bagno.
all'interno 94% di ingredienti di origine naturale per chi fosse interessata, ha olio di mandorle dolci, camelia bio, qualcosa d'avena, olio d'avena forse, sì, olio d'avena, e il profumo di latte di mandorle. Ottimo, latte di mandorle, cioè le mandorle, l'olio di, come l'olio di mandorle fa molto molto bene ai capelli. Infatti è uno shampoo con i tre oli vegetali, che sono questi qui. Interessante, un prodotto novità per me, quindi ciò che per me è novità è bello. Casella numero 4, andiamo ad aprire la casella numero 4. Anche questa è una cosa che volevo. Sono molto molto contenta ed è la cipria di Too Faced, la Peach Perfect. Sono strafelice di questa cipria, anche perché la mia cipria di Becca è quasi terminata, penso sia proprio, sì, l'ho un attimino messa da parte perché sto utilizzando la cipria di Nabla, perché quest'estate mi sono portata dietro soltanto lei essendo compatta, ma questa è una cipria che volevo provare a tutti i costi e sono contenta. Penso sia una mini size, all'interno 3,5 grammi di prodotto, è una cipria mattificante e va a settare. Sono molto molto contenta di questo prodotto. Casella numero 5, lei piccolina, vediamo che cosa contiene. Ah, vedo già il brand e dico già wow. Parliamo di Marc Jacobs. Marc Jacobs è un mascara volumizzante che solleva le ciglia. Interessante. Questo qui è in mini size. Il packaging è molto figo, mi piace. Andiamo a vedere lo scovolino com'è. Ah, mi sembra neanche troppo cicciotto, si vede? Interessante. Andiamo a vedere la casella numero 6, che è qui all'angolino, sulla soletta. E vediamo. Wow, sì. Questo qui è un altro prodotto che volevo provare. Allora, questo qui è un tonico di Pixi. Io sto utilizzando, come sapete, se mi seguite, il contorno occhi al retinolo di Pixi, con cui mi ci sto trovando da Dio. Questo qui invece è il tonico al retinolo che avevo messo anche all'interno della cestino, del carrello di Sephora. Quindi sono molto molto contenta di averlo trovato e anche questo qui in mini size da 40 ml, sono strafelice, è un tonico che volevo assolutamente assolutamente provare, è una profumazione molto fresca, anche da viaggio sicuramente sarà comodo, ma io lo proverò sicuramente prima. Strafelice, strafelice, Pixi per me è una rivelazione. Andiamo a vedere adesso la casella numero 7 ed è questa qui che vedete qui in alto. Sembra abbastanza grande. E che cos'è? Tarte. Vediamo. Tarte. Qui siamo ad alti livelli. È un brand, cioè Tarte è anche lui un brand che non ho mai provato perché penso sia arrivato da pochissimo in Italia. È un brand che si trova in America prevalentemente. Ah, allora, è un eyeliner. Un eyeliner in feltro, credo, di quelli che utilizzo io, quindi a penna, ma qui anche, e anche qui a matita, lamina. Questo penso sia una matita eyeliner, invece, sempre nera. Si chiama Tartist ed è infatti un double take eyeliner, quindi un doppio eyeliner. Vediamo adesso la casella numero 8, che è qui invece in basso. Andiamola ad aprire. Non vedo nulla. Cos'è? Laneige, wow, anche questo è un prodotto che volevo provare perché è un prodotto che avevo messo all'interno del carrello di Sephora. Volevo provare in realtà sia questo prodotto che il prodotto per le labbra. Questa è una Water Sleeping Mask Lavender, è una maschera viso alla lavanda, una maschera da notte suppongo, infatti sì, Water Sleeping Mask. Maschera da notte idratante. Penso che di questa sia, questo sia la mini size da 15 ml, infatti è abbastanza piccolina, però ho così tante maschere che
avremo modo di utilizzarla. 8, vediamo, la casella numero 9, 9 è questa qui, mi cade, ed è questa, è abbastanza grande anche lei. Christoph Robin, maschera idratante per capelli all'aloe vera, ottimo. Dicevo, io ho provato, sto utilizzando lo shampoo di Christoph Robin volumizzante al profumo di rosa, con cui mi sono trovata benissimo. È un prodotto per capelli di alta qualità che io trovo fondamentalmente su Look Fantastic. Non sapevo che anche Sephora lo vendesse, non mi risulta nuova questa cosa. È un Hydra Boost aloe vera. È una maschera, quindi rimpolpa e illumina i capelli. Wow, fantastico, per tutti i tipi di capelli. Volevo capire come va utilizzata, se è in posa per qualche minuto. Non c'è scritto, va bene, me la studierò. Comunque contenta, c'è anche un prodotto per capelli che non è male. Io non ho capito se riuscite a vederla, forse così si riesce a capire un po' meglio, non lo so. Tra l'altro l'aloe vera è un prodotto molto molto idratante e fa bene molto i capelli. Andiamo alla ricerca della casella numero 10. La numero 10 è questa qui, eccola, anche lei piccolina, numero 10, vediamo che c'è. Ed è un prodotto labbra, è un Rouge Velvet Brillant di Sephora, di questo colore bellissimo, tra l'altro un colore che io utilizzo sempre per le labbra. È un malva, un rosa malva, quindi che sicuramente mi piacerà. Il numero 03 Mauve Spirit. Non ho mai provato, tra l'altro, le tinte rossetti di Sephora. Penso che questo qui non sia la tinta labbra matte, ma penso sia cremosa. Infatti lip shine suppongo sia non matte, e questa ultimamente apprezzo particolarmente i prodotti per labbra non proprio opachi. Andiamo a trovare la casella numero 11 ed è questa qui. Allora, ci sta. È un gel e un igienizzante mani della Mercy Andy. Non ho mai provato questo brand, fa sempre profumazione buonissima. Prodotti per le mani, creme mani. All'interno c'è aloe vera, un prodotto vegano. Mi piace un sacco che all'interno abbia, non so se si vede, queste micro particelle piccoline. Si intravede, sì, sul blu. Andiamola a provare, vediamo anche un po' com'è la consistenza. Tanto ultimamente siamo diventati esperti di gel igienizzanti. La profumazione è buona. L'alcol si sente, ma c'è anche un retrogusto profumato che non ci dispiace. Utile, comunque utile, non sono mai abbastanza. Andiamo a vedere la casella numero 12. La numero 12. Benefit, bene. Allora, 24 ore brow setter, quindi questo dovrebbe essere il fissante per sopracciglia, quindi non quell'altro prodotto che io che vado a colorare. Questo qui è il gel trasparente fissante. Tanti prodotti nuovi da provare. Il 13, che è il mio numero, vediamo che cosa c'è. Milk è un altro brand che volevo provare. È un mascara, un altro mascara, Couche Mascara. Milk è un brand che avevo già adocchiato, ci sono un po' di prodotti che vorrei provare. Vediamo questo mascara invece che cosa fa, se ce lo dice. Non ce lo dice però. Couche Mascara 3,3 ml, non ce lo dice. Sono contenta anche di Milk perché ho la possibilità di provare. Wow, che super scovolone! Uno scovolone super cicciottoso. Io sento la profumazione anche di mascara. Mi sembra completamente diverso dallo scovolino del mascara di Marc Jacobs che abbiamo visto prima. Quindi completamente diversi. Curiosissima di provarlo. Quindi quest'inverno sarò piena di mascara. 14esima casella. Ed è lei. 14esima casella. Andiamola ad aprire. Fresh! Abbiamo trovato un prodotto di Fresh, allora.
Soy Face Cleanser. Allora, questo qui l'avevo anche lui visto ed è il detergente, giusto? Il detergente di Fresh alla soia per tutti i tipi di pelle. In realtà tutti ne parlano stra bene di questo detergente, da 50 ml penso sia il formato full size. Sono stracontenta di aver trovato questo prodotto, super entusiasta, perché lo volevo provare. Poi Fresh è un validissimo brand di skincare e anche di lui non ho provato nulla, quindi sono veramente davvero davvero felicissima di averlo trovato. Wow! Poi, quindicesima casella, la troviamo su, vediamo che cosa c'è. Non vedo. Faccio vedere a voi che cos'è. Herborian, ho provato qualcosina di Herborian, è una CC Eye alla centella asiatica, coreana, skin therapy, illumina il contorno occhi e corregge gli occhi, diciamo va a correggere un pochettino le lineette, smoothies and corrects, quindi va a levigare, dovrebbe. Quindi questa è colorata, No, è bianca, quindi è un contorno occhi trattamento di Herborian. Stracontenta perché Herborian è anche un brand che mi piace tanto, un brand coreano che rivende Sephora. Ve la faccio vedere un pochettino meglio se riesco. Molto molto contenta. 15, sopra troviamo la casella numero 16, pesco. Cerco di capire, lo faccio vedere a voi. Devo vederlo prima o poi. Allora, wow, Nudestix, un altro brand nuovo. In realtà questo calendario stanno promuovendo un sacco di brand nuovi di Sephora, secondo me. È anche un modo per promuovere nuovi prodotti. In realtà non so se Sephora lo rivende già. Vediamo che cos'è innanzitutto. Magnetic Luminous Eye Color. Un ombretto color oro. Wow, bellissimo, molto molto bello, si vede un oro figo, molto figo. Anche questo è un brand che avevo intravisto, che sta andando anche per la maggiore ultimamente, oltre ad essere molto figo. Ve lo faccio anche vedere da vicino. Ed è un matitone ombretto, bello. Andiamo alla casellina numero 17. Andiamo ad aprire, vediamo che c'è dentro. Faccio vedere a voi. Che è? Ah, questo è un prodotto che già ho. È un prodotto di Ren ed è il tonico, il famosissimo tonico, il Ready Steady Glow, che ho trovato all'interno di una box di Ren, che non ho ancora avuto modo di provare perché sto terminando il tonico di L'Oreal, che adoro, e avrei poi provato questo qui, quindi ho un doppione di questo tonico, sono molto contenta. Quindi quest'inverno non ho la scusa per non acquistare i tonici, perché ce li ho, i tonici sono importanti, questa è una cosa che sto imparando, quindi sono molto contenta. È un tonico illuminante con gli acidi, tra l'altro AHA, ed è un tonico illuminante, dovrebbe essere, se non ricordo male. Tonico, c'è scritto in tutte le lingue, no, tonico illuminante agli acidi AHA, avevo detto bene, ricordavo bene. Vediamo la 18ª casella, ed è lei. Faccio vedere a voi. Ah, Egyptian Magic, questo è un brand famoso che utilizzano le star, una cosa simile. Che cos'è? Per tutti i tipi di pelle. Ok, questa qui avevo letto da qualche parte, è molto molto buona per chi ha le parti molto molto screpolate, tipo i gomiti molto screpolati, le ginocchia molto screpolate, va ad idratare un sacco quella parte lì. Interessante, bello, bello, mi piace. 19, eccola qui. Vediamo che cosa c'è all'interno, vediamo, vedete voi? Secondo voi mi piacerà? Mi piace. Origins, Ginseng. Allora, questa qui è la Ultra Hydrating
Energy Boosting Cream, quindi è la crema energizzante al ginseng di Origins. Era una crema che anche lei avevo messo all'interno del carrello di Sephora. Vi giuro, erano tutti i prodotti che volevo provare, la maggior parte dei prodotti che abbiamo visto li volevo, quasi dico l'80% di quel 70%, che non siamo ancora alla fine, siamo ancora alla 18ª casella. 20-20-20 e qui mancano 5 giorni a Natale, siamo appena ai primi giorni di ottobre. Vediamo, ah, l'ho vista già, ho sbagliato, non avrei dovuto. Mario Badescu. Mi sa che non vi ho parlato del siero che ho provato quest'estate di Mario Badescu, di cui mi sono innamorata, mi piace tantissimo, peccato l'erogatore che è scomodissimo. Lei invece è lo spray all'aloe vera e alle rose. Wow, alle rose. Vediamo. Profumo di rose, sapete già che io adoro il profumo di rose, quindi è lo spray per il viso, per tutti i tipi di pelle, all'aloe vera, quindi buono, ci piace. Non so quale altra proprietà abbia, però il solo fatto che ha glow anytime, quindi anche illuminante, idratante, va bene, benissimo, ci siamo. 21, sopra il 20, 21, non vedo, cerco di intuire. Scusate. Ah, dei patch, sono dei patch, infatti del marchio Patchology, dei patch alla cannabis. È un trattamento detossinante? No, mi sto inventando. Comunque, dei patch occhi all'infuso di cannabis, e ottimi. 22, andiamo a vedere la 22. Vediamo. Faccio vedere a voi. Mi giro dall'altra parte. Che cos'è? Ah, anche qui una mini size. Ed è della Ice, anzi no, è della Sunday Relay, è una crema alla ceramide. Questo è un brand anche luxury, ed è una crema viso, suppongo, sì. È ottima, questa è una crema interessante che proverò molto 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 volentieri. Si chiama Ice, questa qui ve la faccio vedere un po' più da vicino. È proprio mini, è da 8 grammi, potevate fare di più, potevate fare di meglio però, 22, 23, cioè sulla dimensione, non sul prodotto, perché è un prodotto valido, conosco quella, cioè l'ho intravisto, dovrebbe essere un brand high cost, super high cost, abbiamo detto 23, vediamo, è un prodotto, che cos'è? Hourglass. Bene, ho fatto bene a non vedere tutti i prodotti, perché alcuni prodotti li sapevo, altri no. Questo non lo sapevo proprio. Quindi, la cipria. Quindi abbiamo trovato due ciprie. Quindi, Translucent Setting Powder. Quindi è una cipria fissante, traslucida, color Biel, e dell'Hourglass. Wow. Bene. Questa non me l'aspettavo proprio. Assolutamente no. Come vedete, anche i brand sono comunque brand molto validi, cioè parliamo di alta profumeria di Sephora, non di prodottini così. 24, ah, siamo a 24. Siamo alla casella 24, che ho già tirato un pochettino fuori, si vede. E siamo alla vigilia di Natale. Cos'è? Che cos'è? Vedete voi? Pat McGrath Labs Fetish Eyes Mascara. Pat McGrath. Oddio. Ragazzi, questo è un mascara da 40 euro. Wow. Qui siamo sempre più in alto. Benissimo. Non so che effetto abbia questo mascara. Mi sembra lo scovolino abbastanza cicciottoso. Domani lo provo.
sicuramente sarà il primo prodotto che proverò. I mascara non sono mancati. 25, 20, siamo a 25, è Natale. È Natale. È Natale. È Natale. Huda Beauty, la palette di Huda Beauty, la Rudy Obsession. Wow, queste sono le palettine di Huda Beauty che fanno in qualsiasi colore. Giustamente, mi sembra giusto, hanno fatto quella di Natale nella colorazione rossa. Andiamo a vedere all'interno com'è. Ed è natalizia. Wow, andiamo a vedere anche i colori. Bella, in realtà io queste palette le avevo... Mamma, che super... Oddio, pigmentazione pazzesca. State capendo? Questo colore mi sembra molto, molto figo. Questi sono tipo cangianti. Tipo questo qui sembra un nero, l'ultimo che ho applicato. Questo qui in alto. Un nero che cambia, che diventa un viola. Wow. Questi glitterosi sono fighi. Ma ho saltato uno forse. Non so quale, forse il dorato. È un dorato... Ma ragazzi, ditemi voi. Proviamo anche uno opaco, visto che insomma non l'abbiamo provato. Proviamo questo bordeaux. Poi non ho più dita. Ho finito le dita. Anche il bordeaux che l'ho messo in un posto super scomodo ha una super pigmentazione. Questi colori un po' più scimmerosi sono molto pigmentati e bellissimi. Molto, cioè questo rosso è meraviglioso. Quindi sappiamo come dobbiamo truccarci a Natale, questa cosa insomma non l'hanno fatto, non l'hanno pensata bene giustamente. Sono contenta, molti prodotti li volevo provare, il mascara di Pat McGrath wow, la palette wow, anche se vi ho già detto nel video dell'armocromia che ho scoperto che le mie colorazioni sono tutte colorazioni fredde. Questo rosso, che dite, lo facciamo diventare freddo? Che mi piace tanto? Va bene, comunque, insomma, colorazioni fredde, ci siamo, la palette comunque ha dei colori intensi, io sono una stagione, sono inverno, le mie colorazioni, i miei colori sono tutti intensi, questa palette è super intensa, ci piace, sperimenteremo, è una palette azzardata per me perché io tendo sempre a provare palette molto semplici, colori molto nude, basici, questa qui è forse la palette più pazza che ho, e l'unica pecca, a questo punto mi sento di dire, avrebbero dovuto secondo me mettere un mascara in meno, ma un rossettino in più, perché un solo prodotto labbra contro tre mascara, ci stava un rossettino in più, Sephora, secondo me, che dici? Sono rimasta molto male dell'illuminante di Natasha Denona, lo ricompatterò, ma comunque a Sephora scriverò sicuramente per lamentarmi un attimino, e per il resto sono molto 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 contenta. Voi che dite? Vi è piaciuta questo super calendario dell'avvento, il nostro primo calendario dell'avvento insieme? A me è piaciuto tanto, ditemi quello che pensate e mettetemi anche un like se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo presto.